Ma ci sono una coppia di personaggi che avrò visto centinaia di volte i loro cortometraggi, facevano spaccare in due da ridere. E questa volta si torna su Game Gear a vedere loro due, Will Coyote e Roadrunner. Chissà, magari conoscete questo gioco? Se non lo conoscete, ok, vi giustifico in parte. Questo titolo, rilasciato nel 94, ha a cuore due mitici personaggi degli Looney Tunes, il canide Will Coyote e il volatile Roadrunner. In pratica il gioco si chiama Desert Speed Trap. La storia, beh, a seconda di come ci viene spiegato dalle piccole sequenze introduttive, ci fa capire che ancora il canide Will Coyote vuol sempre beccare questo piccolo strozzo Roadrunner, ma non ci riuscirà mai, lo sapete come va a finire. Vediamo la grafica per prima cosa. Si può dire che graficamente il gioco non è proprio da buttare, perché abbiamo ambientazioni che sono realizzate in stile molto cartunesco e sono abbastanza gradevoli, ovviamente. E anche i personaggi sono ben ispirati a quelli del cartone e ben disegnati. Certo, potevano forse mettere qualche frame di animazione in più, ma posso dire che la qualità è veramente buona per essere un titolo esportato su cartuccia Game Gear. Insomma, graficamente il gioco è buono. Per l'audio invece, effetti sonori molto semplici e le musichette carine, ma niente di speciale. E sulla giocabilità invece, questo Desert Speed Trap cos'è? Ci viene etichettato come platform veloce. A vederlo sembra quasi che copia un po' Sonic. Sì, perché noi dobbiamo guidare il solito volatile che non riesce mai a catturare quel coyote. E niente, semplicemente esplorare le ambientazioni che vanno sia in verticale che in orizzontale, cercare di trovare i semini che gli servono per recuperare energia e anche addirittura cercare di sfuggire agli avversari o saltandogli sopra o evitandoli. E il nostro personaggio può o camminare o correre molto veloce a seconda di quanto teniamo premuto il pulsante di direzione, ovviamente. Potreste forse pensare che sia abbastanza facile giocarci, ma non è semplice perché a volte i comandi non sono molto precisi e il nostro personaggio può fare un salto o troppo lungo o troppo corto a seconda di quanto state correndo. Poi non è che avete molto tempo. In fondo c'è anche un timer che vi indica quanto tempo avete, quindi sbrigatevi a finire il gioco invece di perdere tempo. Insomma, il mio consiglio è di recuperarlo. Oltre ad esistere per Game Gear, c'è anche addirittura per Master System, ma è stato rilasciato solo in Brasile. E poi, tra l'altro, la versione per Master System è uguale identica a quella per Game Gear, ma potete provare a dargli una possibilità a questo giochino simpatico. Vi aspetto domani!
Maledizione! Vuole correre ancora, questo? Dovrò allenarmi per la maratona. Non mi basta fare la mia migliore evoluzione.